Poniamo la nostra bomba all'80%. Ok. Adesso occupiamoci dall'altra parte. Prima di occuparci possiamo tranquillamente fondere in basso i livelli frontale. Ok. Anche in questo caso selezione rettangolare. In questo caso meno della metà perché è la parte di chiusura più lontana, per cui un leggermente più piccolo. Ok, nuovo livello. Frontale 1. Ok, riempiamo di bianco. Anche in questo caso possiamo tranquillamente inserire delle guide per aiutarci. Ok. Immagine, guide. Nuove guide della selezione. Perfetto. Selezione, niente. Strumento prospettiva. Togliamo l'occhietto. Stesso errore. Livello. Livello, dimensione immagine. Anzi, autoritaglio. Perfetto, scusate. Capita. Trasforma. Adesso troppe guide ci danno fastidio, togliamole. Guide. Rimuovi tutte le guide. Oh. Così è meglio la visione. Ops, ok. Blocchiamo anche qui il canale. Stesso lavoro. Sfumatura. Da primo piano sfondo. Ctrl Shift. Diciamo che può andare. Ok. Devo scalare un po' perché siamo un po' andati oltre. Ok, adesso ci dobbiamo occupare dei laterali. Nuovo livello. Lato destro. Ok. Allora, come facciamo? Selezione rettangolare. Bianco, riempiamo. Selezione, niente. Adesso dobbiamo fare tutto ad occhio con lo strumento prospettiva. Togliamo l'occhietto.
Sempre lo stesso errore. Auto ritaglia livello. Ok, trasforma, proviamo la visione, diciamo che può andare. Sempre lo stesso. Ok, sfumatura. Bisogna bloccare canale alfa. Ok. Perfetto. Iniziamo un nuovo livello. Lato sinistro, ok. Selezione rettangolare. Stavolta ne abbiamo un colore qualsiasi. Seleziona niente. Questa volta non sbaglio, livello, autoritaglio livello. Strumento prospettiva. Togliamo l'occhietto. Ok. Spostiamo che dà fastidio. Trasforma. Eccolo qua. Bloccare canale alfa. Ok. Spostiamoci. Opzioni strumenti qui.